assieme alla CGIL anche un accordo importante sul comune, su tematiche che voi avete sempre portato avanti. Sì, un accordo importante perché è un accordo che fa da cornice a tanti altri aspetti, quindi non guarda una sola specifica misura ma riguarda un insieme di politiche fondamentali per la città di Fano, dagli appalti allo sviluppo, politiche sociali, politiche giovanili, una visione condivisa del territorio di questa valle perché il comune di Fano è il comune capofila e poi ci sono aspetti specifici, politiche giovanili, una riduzione della Tari, l'introduzione del fondo anticrisi quest'anno che riguarda anche i lavoratori a tempo determinato, per cui è un accordo significativo. L'appuntamento prossimo è per il 30 di luglio, volete fare un punto sulla situazione anche su altri temi? Sì, sugli appalti, perché dobbiamo fare un protocollo sulla gestione degli appalti, quindi sul rispetto del contratto, sul rispetto delle norme che prevedono che evitano il massimo ribasso e soprattutto poi anche un accordo, una verifica sulle politiche giovanili entro il 30 giugno.